Buongiorno a tutti. Il nostro lavoro ha avuto come oggetto lo studio dell'assetto morfologico urbano del comune di Sassuolo, in provincia di Modena, e l'analisi delle isole di calore. Tanti sono gli elementi causa delle isole di calore, come ad esempio il clima locale, la struttura urbana e le attività antropiche. Il nostro lavoro andrà a proporre degli scenari che mirano alla mitigazione delle isole di calore. È importante però definire gli effetti, come gli effetti del cambiamento climatico hanno aumentato il loro impatto negli ultimi anni e quindi si deve cominciare a ragionare a un continuo miglioramento della qualità urbana, seguendo però un contesto normativo a tutti i livelli, fino alle amministrazioni locali. In questa slide si vede come siano sempre più presenti studi, piani, accordi che mirano a contrastare il cambiamento climatico anche nell'Emilia-Romagna, la regione di nostro interesse. I principali dati utilizzati sono rappresentati da immagini satellitari Landsat 8 per un periodo rappresentativo che va da maggio a luglio, in un intervallo temporale di 5 anni. Aumentando la scala, l'urbano è stato indagato tramite un'ortofoto ad alta risoluzione a 4 bande, acquisita a luglio 2020, un DTM risoluzione 5 metri e un DSM risoluzione 2 metri. Infine, per il dato riguardante l'amianto, sono stati utilizzati i dati dei censimenti delle superfici raccolti da Aerodrone a una risoluzione da 5 centimetri per pixel che è stata ottenuta tramite voli da drone. In seguito alla corretta scelta dei dati è stato possibile individuare le aree che presentano delle criticità e a concentrare il nostro studio su 3 aree campione che verranno ora descritte e che presentano differenti temperature, funzioni e modalità organizzative del territorio. L'area industriale artigianale è caratterizzata da importanti edifici industriali artigianali che si estendono principalmente in larghezza e sono caratterizzati da essere circondati da ampi spazi cementificati. L'edificato urbano compatto si caratterizza invece per la verticalizzazione degli edifici al fine di ottenere una più alta densità abitativa. Infine, lo spolo urbano è riconoscibile per la forte presenza di verde, è costituita da abitazioni singole o bifamiliari e la sua viabilità è semplice e principalmente disegna la struttura urbana. Questa analisi è stata necessaria per capire il tipo di struttura, il tipo di attività presenti sul territorio, al fine di andare a comprendere poi quali sono le cause primarie delle isole di calore. Andiamo a vedere quindi in dettaglio come sono state studiate queste isole di calore. È stato necessario ricavare il land surface temperature per ogni immagine Landsat 8, grazie all'uso di un calcolatore, del calcolatore QGIS, tramite l'utilizzo delle bande del vicino infrarosso e del rosso, è stato calcolato il Normalized Different Vegetation Index e successivamente il Proportion of Vegetation per arrivare fino all'emissività. Invece, con l'uso della banda 10 è stato calcolato il Top of Atmosphere, che fornisce il rapporto tra la radiazione riflessa e la radiazione incidente su una data superficie. Tramite costanti di calibrazione contenute nei metadati di ogni immagine, si è ottenuto l'immagine della brainstem temperature. L'incrocio tra questi dati ha permesso di arrivare a una, per ogni immagine Landsat 8 raccolta, una carta dell'Land Surface Temperature. Quindi abbiamo proceduto a una media dell'LST per ogni anno e a una media dei 5 anni. La temperatura nelle 3 aree si distribuisce in modo crescente dallo sprawl urbano verso l'area industriale. In cui la temperatura media registrata si pone 3 gradi sopra a quella media delle altre 2 aree. I valori minimi delle 3 aree sono simili, ciò che le distingue è il valore massimo. Analizzando in dettaglio le 3 aree, vediamo come la metà dell'area industriale è interessata da temperature alte, che non vengono neanche registrate nelle altre 2 aree.
L'edificato urbano compatto presenta temperature più omogeneamente distribuite, in cui l'80% del territorio è caratterizzato da temperature sopra la mediana, mentre lo scalo urbano ha un comportamento contrario al centro cittadino e presenta picchi in una area ristretta che non è caratterizzata da edifici residenziali, ma da un edificio di importante servizio pubblico che è una scuola. È stato poi calcolato il Canopy High Model, che nel nostro caso rappresenta sia l'altezza degli alberi che l'altezza degli edifici, e si ricava avendosi del calcolatore Russell di QGIS tramite una semplice differenza tra DSM e DPM. Attraverso l'NDY e il CHM è stato possibile estrarre e analizzare le diverse superfici permeabili e impermeabili e le loro caratteristiche, al fine di tradurre tutte le informazioni in dati numerici. A parità di estensione delle tre aree, i valori più bassi di copertura da edifici sono rappresentati dallo scroll urbano, solo il 17%, mentre il valore massimo è stato registrato nell'edificato urbano compatto e nell'area industriale, dove arriviamo al 30% e al 35%. I valori più alti di superficie permeabile si osservano nello scroll urbano, mentre nell'area industriale e nell'urbano compatto arrivano all'ambire solo il 30%. L'impermeabilizzazione del suolo in queste due aree è organizzata però in modo diverso. L'area industriale è caratterizzata da grandi superfici disegnate dai piazzali antistanti le industrie e dalle stesse industrie, mentre nell'urbano compatto abbiamo una elevata concentrazione dell'edificato e una verticalizzazione. Lascio quindi la parola alla mia collega Grecia. Buongiorno a tutti. Allora, dal CHM è stato possibile calcolare lo sky view factor che descrive il fenomeno del cumulo urbano, calcolando appunto la porzione di cielo visibile da una determinata posizione. Dall'elaborazione possiamo vedere come i livelli più bassi di sky view factor vengono registrati in maggior numero nell'area dell'edificato compatto di centro storico. Si è quindi proceduto a cercare una correlazione tra LST e sky view factor. Il risultato è che nelle tre aree solo l'urbano compatto sembra avere una certa correlazione, per cui possiamo dire che il fenomeno del canyoning urbano si verifica soltanto in quest'area qui. Viene qui presentata la carta delle coperture in amianto che mostra come queste siano presenti nelle aree industriali e artigianali. In realtà l'amianto non ha un'incidenza significativa sull'LST, ma presenta una valida opportunità di intervento sulle coperture, che sono invece molto importanti per ciò che è il fenomeno di visione di calore. Sono stati quindi selezionati 7 parametri che abbiamo chiamato parametri urbanistico-ambientali, con cui è possibile descrivere la situazione di ogni area campione. Possiamo affermare che l'area disegnata da questi grafici rappresenta il livello di criticità del fenomeno delle isole di calore e può descrivere anche come questo fenomeno può essere contrastato. Possiamo vedere che l'area industriale ha un'alta concentrazione di amianto e presenta anche alte temperature e un'alta percentuale di superficie impermeabilizzata. Vediamo anche come sia piuttosto alto l'indice che abbiamo chiamato di caratterizzazione delle superfici impermeabili, che misura quanta parte delle superfici impermeabili sia adibita a strade, piazzali e parcheggi, invece quanta parte sia adibita a edifici. In centro storico vediamo che al contrario ha una distribuzione ottimale delle superfici impermeabili, ma ha una grossa carenza di superfici permeabili. Inoltre la copertura arborea è scarsa. L'indice di sviluppo arboreo ci dice appunto che spesso gli alberi presenti nel centro storico sono giovani e solitari, hanno quindi una bassa potenzialità mitigatoria.
Nella seconda parte del lavoro abbiamo individuato delle opportunità e abbiamo proposto una serie di interventi e di scenari per le tre aree. Vengono individuati una serie di meccanismi di mitigazione che hanno caratteristiche diverse, come vediamo qui i pannelli fotovoltaici, i cool roof, i tetti verdi e le pareti verdi. Vediamo qui nell'area industriale è stato individuato un edificio particolarmente esteso che ha una copertura in amianto. Sono state quindi proposte tre diversi scenari di sostituzione di tale copertura. Chiara, Lucrezia, scusate, ricordo che mancano 2-3 minuti. Ok, sì. Grazie. Quindi abbiamo il primo scenario, pannelli fotovoltaici. Secondo scenario, un gruppo, un terzo scenario, tutti verdi. Questa è l'area del centro storico, in particolare via Mazzini, una delle vie principali. Il centro storico, come abbiamo detto, si caratterizza per crescere in verticale, quindi sono stati proposti degli elementi verticali, quali le pareti verdi e i giardini verticali. Vediamo qui lo sprone urbano che è caratterizzato da, in cui è presente un'area particolarmente critica che è quella dell'Ipsi a Don Magnani. Tale area è caratterizzata da parcheggi intervallati da grosse strade, da piazzette, eccetera. Per cui è stato ipotizzato in un primo momento di implementare delle superfici permeabili e di cambiare l'albero della pavimentazione. E in un secondo momento invece si è ipotizzata la messa in opera di un bosco in prossimità delle strutture. All'interno del nostro lavoro è risultato centrale creare un collegamento tra l'amministrazione e anche i cittadini e invece quello che è il sapere tecnico. Per cui è stato posto in essere un WebGIS che risulta essere completo di tutte le informazioni, ma è anche di semplice lettura. In conclusione, gli strumenti utilizzati hanno permesso un'elaborazione profonda dei dati disponibili. Ciò ha portato alla moltiplicazione dei ragionamenti possibili e di quelle che possono essere le proposte implementabili, diventando un ottimo prodotto a supporto della pianificazione. In ultima battuta vorremmo porre l'accento sull'importanza di questi strumenti che ad oggi rendono semplici gli studi di molti fenomeni che interessano il territorio. E in particolare vorremmo porre l'accento su un maggiore uso dei droni in modo che si possa in quanto i droni hanno una capacità di analisi puntuale e si propone di riportare in chiave urbanistica quella che in agricoltura è già un'idea ben salda e sarebbe quella dell'agricoltura di precisione, quindi proporre un'urbanistica di precisione. Grazie.